L'idea di suite nasce durante la permanenza in un hotel internazionale dove avevo un bagno bellissimo ma con dei sistemi parete che perdevano acqua tutte le volte che facevo la doccia. Da lì nasce un po' l'idea di risolvere questo problema, di trovare un prodotto che potesse dividere la stanza bagno in ambienti, ma che al tempo stesso potesse essere una cabina doccia integrata con il suo ambiente e che tenesse l'acqua. Nasce Suite quindi da un incontro di questa idea e da un colloquio poi avuto nei giorni successivi con l'architetto Castiglia che, reduce da un viaggio all'estero e avendo avuto un'esperienza simile in alberghi di livello internazionale ma con dei bagni, con delle soluzioni un po' artigianali, mi proponeva una soluzione per risolvere questa situazione. La mia idea, la sua visione, messa insieme, hanno dato origine a Suite. È stato chiaro da subito che era qualcosa che ci stava emozionando. Appena l'abbiamo esposta ci siamo accorti subito che c'era qualcosa di diverso, che attirava l'attenzione in maniera differente. Non era una cabina doccia, era qualcosa di diverso. Abbiamo visto il pubblico fermarsi, abbiamo visto persone parlarne. È stato estremamente piacevole avere la sensazione di avere inventato qualcosa, perché in realtà è un utilizzo nuovo del prodotto. La progettazione di un prodotto così ha avuto dei momenti sicuramente di difficoltà, ma sono stati superati con tenacia e con voglia e un'idea chiara di dove volessimo arrivare. Dare un nome al prodotto è complicato perché deve essere semplice, deve essere immediato, deve poter essere detto anche dalle persone in lingua straniera senza storpiature. Il fattore scaramantico in Vismara Vetro, da sempre i prodotti che iniziano con la S sono prodotti che hanno avuto un successo commerciale, quindi ci piaceva l'idea che iniziasse con la S. È qualcosa che va pensato in fase progettuale, è una cosa che permette a chi progetta un enorme slancio di poter scegliere gli spazi, scegliere le finiture, dividere, oscurare, mettere in mostra. È veramente un foglio bianco e il vero limite è la capacità di fantasia progettuale dell'architetto. È veramente uno step evolutivo.